E ciao a tutti, in questo video vedremo come ottenere l'abilità freccia percussiva di livello 2. Ragazzi, vi informo che qua sotto in descrizione di questo video vi metto il link che riguarda proprio l'abilità, questa abilità di livello 1. Inoltre, se andrete prima in questo luogo di questo video, ovviamente l'abilità invece che di livello 2 sarà segnata di livello 1. Andando invece nel link che vi metterò qua sotto, vi verrà segnata successivamente di livello 2. Ma vi garantisco che utilizzando entrambi i video potrete ottenere questa abilità a livello massimo. Inoltre, prima di passare al resto del video in cui vedremo la posizione esatta e come poter ottenere questa abilità, come sempre vi rinnovo l'invito a visitare il canale poiché troverete diverse guide e aiuti e soluzioni. Ragazzi, ma adesso passiamo a vedere la posizione esatta in cui potremo trovare questa abilità. Come potete vedere, ci troviamo a Gulnamar. Vi avvicino anche la visuale per comprendere meglio la posizione esatta in cui andare. Ci troviamo a Città Vecchia. Inoltre, ragazzi, attraverso il corvo vi mostro l'ingresso necessario per poter ottenere proprio l'abilità. Si trova esattamente tra queste due statue. Molto semplice. Vi mostro anche, ovviamente, attraverso AVI i vari passaggi proprio per ottenerla, come raggiungerla e come direzionare in modo corretto, tra poco lo vedrete, il fascio che ci permetterà di aprire la stanza contenente l'abilità. Ragazzi, ovviamente, raggiunto questo luogo sarà pieno di nemici. Io vi metto la parte del video in cui i nemici l'ho già sconfitti. Colgo anche l'occasione, se volete scrivetemi qua sotto cosa ne pensate dei nemici che troviamo proprio all'interno di questo DLC, l'alba del Ragnarok. E detto ciò, ragazzi, vi mostro, eccoci qua, il punto esatto da raggiungere. Saliti questi gradini, eccolo qua, troveremo il primo raggio. Ci sono anche diversi gatti, spettacolo, che vorranno entrare all'interno di questa stanza, ma noi per poterlo fare, per prima cosa dovremo direzionare il raggio sopra l'ingresso. Una volta all'interno, ragazzi, dovremo semplicemente recuperare, come potete vedere, la sfera che si trova qua a sinistra, proprio tra questa specie di falò, insomma, in mezzo a queste fiamme, posizionarla nel luogo corretto, ossia sopra questo piedistallo, e successivamente, semplicemente ritornando al raggio e indirizzandolo ovviamente in direzione di questa sfera che abbiamo appena trovato, saremo in grado di proseguire al prossimo step. Inoltre, ragazzi, una volta che interagite con la porta, come in questo caso, controllate bene che il raggio interagisca correttamente con la sfera. Come vedete, io vi ho avvicinato la visuale, non è fatto in modo corretto. Vedete? In questo modo, invece, riavvicinandovi, eccolo qua, vedete? È posizionato in modo corretto, poiché la porta crea interferenza, proprio la grata della porta. Successivamente basterà passare dall'ingresso sopra la finestra aperta e dopodiché basterà roteare, ragazzi, eccolo qua, di 180 gradi in direzione. Ora non sono 180 precisi, ragazzi, ma ci capiamo. Dobbiamo direzionarlo sopra questa porta e saremo in grado di ottenere l'abilità. Ragazzi, vi ricordo, se avete bisogno dell'altro livello di questa abilità, lo trovate in descrizione, ma se volete comunque scrivetemi come sempre qua sotto nei commenti se avete bisogno di altri aiuti. Ragazzi, un saluto e al prossimo video.